what love is until you've learned the meaning of the blue. Until you love the love you have to lose. How could you know what love is? You don't know how lips hurt until you kissed and had to pay the cost. Till you flipped your heart and you. Don't know what love is. Do you know how lost hearts feel? The thought of reminiscing and how. So deep, lose that taste for kissing. You don't know how hearts burn for all that cannot live yet never die. Till you face each dawn with sleepless eyes. How could you know what love is? Credo che il jazz sia un'idea fantastica per rappresentare quello che è lo spirito di dignità umana e diciamo di energia e di libertà allo stesso tempo, che diciamo ci dà l'energia e la forza per risollevarci. L'anno scorso, quando siamo stati all'Aquila, non avevamo bisogno di grandi palchi, non avevamo bisogno di strutture mega galattiche per raccontare quello che siamo, per invadere una città. Lo abbiamo fatto andando in una piazza, in una piazzetta, senza pedane, senza palcoscenici. Sì, la sera del 16 settembre abbiamo chiuso la manifestazione in Piazza Duomo, in un palco che oggi è vuoto perché non l'abbiamo potuto utilizzare. Stasera chiudiamo questa giornata su questo bellissimo palco, in questo bellissimo parco. Ma di fatto, fossimo stati noi oggi dentro la città come doveva essere originariamente, saremmo stati in punta di piedi nei luoghi dove un musicista di jazz arriva e suona e crea quella magia, crea quell'incontro che non necessita di null'altro se non la passione, la capacità di ascoltare tra noi musicisti e poi la capacità di ascoltare che il pubblico ha verso questa musica. How could you know what love is?
I think it's nice that all the musicians can give a signal like that to show and to be solidary with the people in Amatrice. So it's nice that it's organized like this. Io ho vissuto parzialmente il terremoto del 76 nel Friuli, io sono della Venezia Giulia, però l'ho sentito benissimo e so cosa significa stare, perdere tutto senza avere più una casa, un tetto, quindi speriamo che possano riprendersi il prima possibile.